Allora, buonasera e benvenuti a tutti. Siamo molto felici di essere qui questa sera. Io sono Carla Pinna della libreria Pagina 18 e siamo veramente molto contenti di ospitare qui Walter Veltroni per la presentazione del suo ultimo libro, L'isola delle rose. È un libro particolarissimo, è un libro che parla di un'utopia, anche di piccole utopie, poi ne riparleremo e affronteremo meglio questo argomento che ci piace particolarmente. E insieme a me dialogherà con Walter Veltroni e Giuseppe Uboldi dell'associazione Isola che non c'è. Io vorrei fare subito una domanda a Veltroni, appunto, forse una domanda un po' banale, forse una domanda che hanno rivolto in parecchi, no? Perché scrivere un libro su una vicenda degli anni 60, tra l'altro, una vicenda che tra l'altro è durata poco, in uno spazio di tempo limitato, e che però evidentemente ha significato qualche cosa in quegli anni e poi nel 68 che viene dopo. Ma intanto grazie, grazie alla libreria che sono stato a visitare, grazie all'altro interlocutore di questa che non per caso presiede un'associazione, si chiama L'Isola che non c'è, quindi è una roba insulare la nostra discussione di stasera. E grazie a tutti voi perché giornata fredda, quindi uscire di casa e venire a discutere di un libro è una bella cosa. Perché questa storia? Magari mi alzo in piedi così quelli in fondo vedono, se no. Ecco. Perché questa storia? Dunque, io l'ho trovata del tutto per caso, nel senso che credo stessi lavorando su una cosa che a me affascina molto, che è l'idea delle micronazioni, no? Questa specie di esperienza che c'è in diverse parti del mondo, di piccoli luoghi che si fanno stato. E ho trovato questa storia della quale io non sapevo nulla. E quando l'ho raccontata al mio editore, gli ho detto: guarda, io voglio scrivere un romanzo, la storia è questa, e dico: questa è la parte vera. Lui, quando ho finito di raccontargli la parte vera, mi ha detto: vabbè, questo è il romanzo, la parte vera qual è? Dico: no, questa è la parte reale. La parte reale è questa storia. Dunque, nel 1962, in verità, un ingegnere bolognese ha questa idea di costruire un'isola al largo delle coste di Rimini, in acque extraterritoriali. Il suo proposito era quello di farci un albergo di 5 piani, che era un proposito in verità abbastanza singolare, perché uno mette a fare un albergo di 5 piani in mezzo al mare, insomma, non si capisce poi perché un altro non lo possa fare, ma questo fa parte delle stranezze di questa storia. Lui chiede autorizzazioni. Gli vengono date le autorizzazioni per tutti i lavori propedeutici all'installazione dell'isola. Nessuno gli dice che non la può fare, nessuno gli dice che la può fare, come succede sempre in Italia. Poi tanto arriva un condono, la cosa si risolve facilmente. E quindi lui va avanti. Allora, fermiamoci un attimo su questo primo passaggio. Siamo all'inizio degli anni 60, quando io sono andato a trovare l'ingegner Rosa per farmi a Bologna, lui vive, per farmi raccontare questa storia incredibile. Lui mi ha detto: ma sai, io sentivo nell'aria che stava cambiando tutto. Era arrivata l'autostrada a Rimini, sorgevano nuovi alberghi a Rimini. Allora mi sono chiesto: che cosa si può fare di più a Rimini? E ho pensato a un'isola, che era anche un'opera, come posso dire, dal punto di vista ingegneristico non semplice, che tu la devi piantare in modo tale che resista alle mareggiate, tanto che durante i lavori ci fu una mareggiata che la colpì e lui la portò più giù, eccetera. I lavori durano 4 anni, 5 anni, poi insomma si arriva al maggio del 1968, il primo maggio del 68. Guardate, non c'è nessuna connotazione ideologica in questa storia, cioè non c'è nessuna ragione, le opinioni dell'ingegner Rosa erano molto lontane da quelle del primo maggio. Però erano quegli anni. Per cui il primo maggio del 68 si apre sull'Isola delle Rose la breve stagione del libero stato indipendente dell'Isola delle Rose, anzi dell'insula della Rozoi, perché si danno come lingua l'esperanto.
Ora uno pensa si danno l'esperanto perché c'è, no, semplicemente perché il parroco che era amico dell'ingegner Rosa era un esperantista e quindi dice mettiamo, costituiscono un governo, il governo più tecnico che abbia mai visto in vita mia, 5 persone, il commercialista faceva il ministro delle finanze, il vicino urbano il ministro degli interni, insomma, una cosa così. E si danno la Costituzione, l'inno, cioè una cosa solenne, insomma, anche se conclusa da una bicchierata. Poi passano 55 giorni e lo Stato italiano, che fino a quel momento era stato assolutamente inerte, improvvisamente si mobilita. Questo che sto raccontando è la storia vera. Cominciano a mettere in giro la voce che, dunque, prima un giornalista confonde la costruzione che loro hanno fatto per cercare l'acqua dolce, loro hanno fatto un cono dentro il quale c'è una trivella che va a cercare l'acqua dolce a decine di metri di profondità. Arriva questo giornalista con la barca, vede l'isola, vede questo cono e dice: caspita, questi stanno facendo una radio privata. Torna, scrive un articolo in cui dice: sta sorgendo una radio privata, siamo nel 68, quindi non è come adesso, c'era solo la RAI, poi c'era Radio Monte Carlo e Radio Capolista. Un altro dice: stanno facendo un casinò. Un altro ancora dice: stanno facendo un locale di striptease. Un altro dice: è una piattaforma missilistica degli albanesi, che sinceramente non è che fossero proprio in possesso di grandi dotazioni missilistiche, seppure avessero al tempo un buon rapporto con la Cina, oppure degli jugoslavi. La verità è che sospettano che questi, e scambiano sempre il cono per questo, stiano cercando il petrolio. E questo a Leni la cosa non gli piace, perché Leni aveva, diciamo, l'esclusiva per le scavazioni nell'area, diciamo, Ravenna, eccetera. Insomma, 55 giorni dopo la nascita dell'Isola delle Rose, una mattina il mare Adriatico brulica di divise. Arrivano centinaia di rappresentanti delle forze dell'ordine che sbarcano sull'Isola delle Rose, prima guerra che l'Italia vince dal 45 in poi, cacciano quel povero disgraziato che allibito ha visto arrivare, diciamo, questa valanga di militari, lo cacciano dall'isola e piazzano 3 cariche di tritolo, perché non ne basta una, non ne basta la seconda, perché l'isola era messa bene, diciamo così, e la fanno saltare. Questa è la storia vera. Io a questa storia vera ho aggiunto il romanzo. Tutti i personaggi, chi leggerà il libro, chi l'abbia letto, tutti i personaggi sono immaginari, tutti, salvo uno, che era talmente bello che l'ho dovuto mettere, che è un tedesco che faceva praticamente l'intrattenitore sulla riviera, in un albergo sulla riviera. Allora, per promuovere la riviera in Germania, aveva deciso di fare una traversata di sci nautico da Cervia a Pola e quindi stava facendo le prove per questa traversata. A un certo punto vede l'isola, si ferma, sale sull'isola e 5 minuti dopo viene nominato ambasciatore presso la Germania dell'Isola delle Rose. E la cosa fantastica è che questo qui l'ha fatto sul serio l'ambasciatore, cioè ha intrattenuto rapporti con l'ambasciata americana in Francia, mi ha detto che ci ho parlato per telefono, mi ha raccontato che degli imprenditori tedeschi volevano comprare degli appezzamenti dell'isola, pensavano che fosse un'isola vera, invece era 20 metri per 20, cioè 400 metri quadri di legno e piantati nel mare. Era anche questo un personaggio talmente bello, l'idea di questa specie di gigolò che veniva... Quindi questo è l'unico personaggio vero, tutto il resto è una storia inventata, è la storia di 4 ragazzi... amici tra di loro, 4, diciamo, vitelloni riminesi, se vogliamo usare l'espressione, e qui mi fermo e concludo, perché l'altro aspetto magico di questa storia, quando l'ho letta, è il fatto che si svolgesse a Rimini, perché Rimini è Rimini, cioè se io avessi letto la stessa storia che si svolgeva a Gaeta, era meno poetica. Rimini è un posto incredibile, dove non sai mai cosa è vero e cosa è inventato. Non per caso la città di Fellini, no, è la città di Tonino Guerra, è la città di Sergio Zavoli, che abbiamo in questi giorni seguito con affetto e con cura per quello che gli è successo. È una città di persone che raccontano storie,
E sinceramente te ne raccontano talmente bene che l'interesse di sapere se siano vere o finte è abbastanza marginale, perché le storie sono storie, no? Rimini è una città solenne, per esempio è la città in cui tre ragazzi partigiani furono impiccati dai nazisti e tenuti per 2 giorni sulla piazza principale di Rimini il 15 di agosto del 1944. È stata la città più bombardata d'Italia, perché era uno snodo ferroviario importante, però è una città, appunto, ho messo nel libro una storia, la storia del toro di Rimini, perché a un certo punto mi sono andato a leggere tutto, ho fatto i sopralluoghi, insomma a un certo punto ho trovato nel 25 a Rimini organizzarono una corrida, che uno dice che diavolo c'entra la corrida con Rimini, a Ferragosto portarono sto povero toro dalla Spagna, il quale è arrivato a Rimini abbastanza inconsapevole della situazione. Ci sono le fotografie di tutti i riminesi vestiti a torello, il 15 agosto adesso è un caldo disumano, però il toro, annusata l'aria di Rimini, ha detto: sai che c'è, io non sto qui a aspettare che mi infilino le banderias nella testa, e cominciò a correre. Praticamente la storia è che questo toro corre per tutto il lungomare di Rimini, inseguito da questi toreri. Potete immaginare la scena per un bagnante che si gira e vede un toro che corre con dei toreri appresso. Però siccome è Rimini, la storia si conclude col toro che viene atteso su una piazza dal federale fascista di Rimini, il quale tira fuori la pistola e interrompe il sogno di libertà del toro ispano-riminese, e così finisce. Ma Rimini è un posto dove, per esempio, c'è una figura, i birri sono i pappagalli, no? Quelli che rimorchiano, come si dice nella nostra città. Ecco, che lei è romana. Io ho trovato, consultando queste cose, non so, sul resto del Carlino, a un certo punto c'è una specie di manuale. Allora, le straniere tedesche arrivano il giorno tale, quindi organizzare l'accoglienza. Cioè era diventata, ed era una parte del successo commerciale, diciamo, di Rimini, è questo. E c'erano delle figure fantastiche. Io ne ho trovato uno che, siccome si occupava delle turiste straniere più anziane, veniva chiamato IMPS, che mi sembra assolutamente geniale. E ce n'era un altro che invece mi ha chiamato Eine Moment, perché lui stava in canottiera con la moglie a casa la sera, e tutte le sere regolarmente diceva: vado a comprare sigarette, come fanno, e allora andava in macchina, lui in macchina aveva lo smoking, si vestiva in macchina, si metteva lo smoking, un uomo molto bello, andava nei locali più alla moda e ballava con le turiste che impazzivano per lui, anche perché lui non era assolutamente interessato ad una conclusione prosaica della serata, lui voleva ballare, per cui quando aveva finito di ballare se ne andava. Infatti lo chiamavano Eine Moment, perché le turiste dicevano Eine Moment sperando di fermarlo, e lui invece era già volato via. Sarà vera, non sarà vera, non lo so, però Rimini è così, è una città con questa magia dentro, per cui questa storia dell'isola, negli anni 60, con la conclusione nel 68, a Rimini era un materiale reale, tale sul quale cercare di confezionare un romanzo in cui invece poi storie, motivazioni e dinamiche fossero immaginari, e questo è il senso di quest'isola. Quella che vedete sulla copertina dell'isola è la vera Isola delle Rose, perché loro non hanno fatto 5 piani, ma uno lo hanno fatto e hanno aperto un bar. E chi è stato sull'Isola delle Rose mi ha raccontato che era un incanto, era un posto magico. La signora, sempre lei è qui sulla copertina, che gestiva il bar, che era una ragazza bellissima, con la quale sono andato a parlare, che scoppiata a piangere quando parlava dell'isola, mi ha detto, e questo l'ho messo nel libro, che una notte a un certo punto il plancton ha illuminato al giorno il mare, per cui lei aveva il buio sopra e la luce sotto, e mi ha detto che quello è il ricordo più bello della mia vita. E poi l'idea di stare seduti sull'isola con le gambe penzoloni in uno spazio finito, avendo davanti e dietro l'infinito, era una cosa da perdere la testa. Per cui tutto questo era un meraviglioso materiale poetico, e quindi bisognava solo lavorarci un po', e quello che abbiamo cercato di fare.